è inutile sottolineare del perché abbiamo fatto questa scelta di avviare questo percorso, perché è ben chiaro, in questi giorni l'abbiamo esplicitata. Diciamo solo che abbiamo un grande progetto al centro del sistema politico regionale e nazionale, diamo forza a quella grande forza dei moderati per poter guardare e vivere questa grande sfida del futuro di una regione con una forte area costituente di centro, che dovrà guardare soprattutto in Campania alla costituzione del Partito della Nazione. È uscita dalla crisi, dalla provvisorietà, dalla inconsistenza delle forze politiche, ha come contro spettro, come contro canto, questa sorta di ricomposizione delle storie. E come tutti i processi veri, non sono mai lineari, semplici. I processi veri per un certo verso sono dirompenti. Noi ci riaggreghiamo non per ricordare una storia, noi ci riaggreghiamo per recuperare una storia, perché il futuro senza storie non esiste. Il futuro senza storia può essere immaginato, ma non può essere costruito. Qualche mese fa sembrava un azzardo ipotizzare una forza che contestasse il sistema del bipartitismo che si era dato. Credo che oggi è sotto gli occhi di tutti. La novità sta nella circostanza, lo diciamo sia al centrodestra che al centrosinistra, quelli che ritengono che bisogna scegliere, quasi che fossimo in presenza di due chiese verso le quali uno deve andare. La PD credo che stia attraversando in maniera più positiva, per un certo verso, una fase di ripensamento. L'idea della ristrutturazione del sistema politico, inventando la novità sul desiderio del nuovo, è testimoniata dalla parabola vertoniana. Lui aveva pensato il nuovo, così alto, che alla fine è scomparso. Sì, vabbè, insomma, si possono pure scrivere i libri su noi e su io, ma la storia politica esige percorsi diversi, analisi diverse, merita approfondimenti non superficiali e non banali. Del resto, la novità del PD sta nella circostanza che si pone di fronte alla necessità di ricostruire le coalizioni. E le coalizioni sono lo strumento moderno della democrazia inventato da De Gasperi. Saremmo chiamati a scegliere tra una cosa che ripensa ed una cosa che si dissolve. La novità vera, che la domanda va fatta a questi due, che avendo ipotizzato una risposta per l'equilibrio politico del paese, oggi sono in difficoltà. Noi siamo testimoni di questa difficoltà. Quando ci si chiede di scegliere, noi diciamo che noi abbiamo scelto l'impegno a costruire il futuro non sulla semplificazione del potere, lo diciamo con molta serenità a Berlusconi, lui che ritiene che il potere è come il capaziente. Il potere democratico è una cosa diversa, un po' più complesso, un po' più fine, un po' più sofisticato. Il potere democratico è la capacità di raccogliere l'esigenza, i problemi delle collettività e a questi dare risposte. La cosa che manca alla politica italiana è la capacità di dare risposte ai problemi, non quello di semplificare gli schieramenti. Noi liberaldemocratici ci siamo resi conto, abbiamo preso atto del fatto che in Italia il bipolarismo ha fallito il suo obiettivo e che c'è bisogno oggi più che mai di creare una forza di centro, come dicevo prima, che sia in grado effettivamente di fare le riforme che necessitano in questo paese. Ovviamente noi parliamo di riforme concrete, possibili, che vadano innanzitutto nella direzione del superamento della crisi economica, guardando innanzitutto alle fasce più deboli della popolazione, quelle che oggi si trovano in maggiore difficoltà. Pensiamo ai precari, ai giovani senza prospettive di lavoro, alle famiglie monoreddito, agli anziani. Ebbene, noi riteniamo che non siano state date delle risposte concrete a queste domande. Non è un processo migratorio.
è evidentemente, probabilmente anche la missione, e quello dirò e non so se Pasquale è d'accordo con me, anche di evidentemente di un errore, insomma, di aver creduto che sulla scia di quella entusiastica idea di Veltroni di creare un sistema sostanzialmente bipartitico, complice anche una legge elettorale con lo sbarramento che mirava a tagliare i partiti più piccoli, si pensava di poter fondere delle idee, fondere delle storie, fondere delle tradizioni. Io non ho difficoltà ad ammettere che probabilmente, per quanto mi riguarda, questo processo non ha funzionato. Non l'ho fatto con spirito polemico nei confronti del Partito Democratico, perché non ho polemica, anzi io sogno di allearmi con il Partito Democratico e mi rivedo perfettamente nell'intervista che ha fatto Enzo Carra l'altro giorno al Corriere della Sera, quando ha detto, diciamo, in un'alleanza di centrosinistra, io che per storia, la mia storia personale è breve del recente ed è piccola, ma la mia storia familiare è comunque una storia di cattolicesimo democratico, di partito. Era intendimento nei giorni scorsi di annunciare questa nostra adesione al partito e quindi alla costituente di centro, ma alla fine questa mattina noi cogliamo l'occasione della presenza del segretario nazionale CESI, il coordinatore regionale di Mita, per parlare anche di altro, soprattutto di altro, e quindi anche la nostra conferenza stampa assume un rilievo diverso da quello che avevamo immaginato, ma è giusto così. E io credo che sono stato anche agevolato e semplificato il compito del mio intervento, perché non devo parlare della scelta che mi ha indotto a lasciare il Partito Democratico, ma parlare perché ho scelto questa strada, il nostro contributo di uomini, di idee, di valori, e unire anche a quella che storicamente sono i valori dei cattolici impegnati, anche i valori liberal-democratici, i valori più riformisti, laici, all'interno di questo percorso.